gara dell'Euro Formula Open a Budapest per quarto appuntamento della stagione, con Raul Heyman che scatta benissimo dalla pole position, i suoi compagni di squadra che si aprono a ventaglio, Simo Laaksonen, Thiago Vivacqua, si inserisce anche Alex Karkosic con Jannes Fitti nella vittoria, ma all'interno lo scarto di Troitke che si porta in quarta piazza. Perdiamo già invece Matteo Sciorio per un contatto proprio con Karkosic, e Ameya, Vadia, Nathan, i tre escono di scena con i detriti che volano sulla pista. Heyman che deve difendersi dal ritorno di Thiago Vivacqua, che va così in vetta alla corsa, larghissimo il pilota di casa Campos, che lascia sfilare anche Simo Laaksonen. Il ritiro appunto di Ameya Vadianathan, che perde il secondo posto in campionato, e la tripletta nelle battute iniziali di casa Campos, Vivacqua, Laaksonen e Heyman, che deve però guardarsi dall'incredibile ritorno di Nikita Trujillo, che all'esterno si va a prendere il terzo gradino del podio assoluto e recupera posizioni in classifica, perché il leader di campionato Harrison Scott chiuderà solo nono. Dunque prima vittoria stagionale per Thiago Vivacqua nell'Euro Formula Open, prima vittoria anche per il team Campos, doppietta con Simo Laaksonen in secondo miglior rookie, e sul podio anche Nikita Trojitski, autore del giro più veloce della corsa.